Noi dobbiamo essere contemporaneamente rigorosi, concreti, come dire, spietati nell'analisi della situazione nella quale siamo, non nascondere neanche una virgola dei problemi che dobbiamo affrontare e risolvere, e contemporaneamente dobbiamo avere fiducia nel futuro. Per me la fiducia è innanzitutto la fiducia nelle nostre forze, nel nostro lavoro. Ora è chiaro che noi avremo nei prossimi mesi problemi pesanti da affrontare, dalle decine di migliaia di lavoratori che perdono gli ammortizzatori sociali, ad alcune crisi aziendali a cui stiamo lavorando. Sono molto soddisfatto di aver dato un contributo come Regione Campania per risolvere la vertenza Almaviva, centinaia di posti di lavoro salvaguardati. Siamo impegnati, come sapete, in un grande programma di investimento dei fondi europei. È un lavoro davvero immane da fare per evitare di perdere risorse preziose. E poi, per quello che mi riguarda, cercherò di impegnarmi per un piano per il lavoro per il Sud. Io continuo a ritenere che dobbiamo puntare ad occupare 200.000 giovani diplomati, laureati, per impedire questa fuga in massa che c'è oggi dal Sud verso il Nord e verso altri paesi d'Europa. Allora non ci mancherà il lavoro da fare. L'unica cosa che non ci possiamo consentire sono le chiacchiere al vento, la demagogia, l'atteggiamento di chi scarica sempre sugli altri le responsabilità. Dobbiamo cioè ognuno fare la propria parte. Il tempo delle chiacchiere è finito. Mi auguro ovviamente che questo sia capito da tutti quanti.